Vabbè, sono le 17.30. L'erbazione è abbastanza normale, non l'hanno in tanti, a me piace la crosta, quindi non escludo. La focaccia, questa come si chiama? Quella lì è un panino col formaggio, nel senso che... Non l'aveva scaldata tanto, eh? Sì, se le dico ben caldo capisco che troppe chiacchiere, ma quello cos'è invece? Cosa c'è? Me lo dà a metà intanto, non può, eh? Un esterno mi piace di più, dove c'è molta pasta, oppure dove ce n'è poca, no, facciamo quello verso di me. Bravissimo. Ben caldo, ha capito bene? No, perché la gente non ascolta, non ha voglia di lavorare, io lo racconto giorno e notte. Cioè la gente, ma chi cazzo sei per chiedermi ben cotta? Prendi, paga e vattene via e non rompere i coglioni, così è. E poi uno dice, ah, diminuiscono i consumi. Ma se ti poni con una faccia, perché è così, se ti poni con quella faccia di uno, due, o ti poni da puttanella o allora c'hai la fila di aspiranti, no? Esatto, bravissimo. Anche quello, non riesci a metterci un formaggio, vero? Posso inquadrare? Quanti anni ha? Me lo dice che è la cosa più intrigante. Spero tanti portati alla grande, non pochi. Ma è la moglie sua? Peccato. I datori di lavoro non ci provano in nessun modo? Non... È un tema... Sì, ha letto delle molestie agli alpini? Io pensavo che gli alpini fossero solo uomini. O sono gay o c'è qualcosa che mi sfugge. Ma anche un dialogo intenso, curioso, è una molestia per qualcuno, intollerante per il discorso giornalismo, perché le ripeto, se qua ci fosse un grande media, tutti felici. E si abbassa anche la radio. Ben caldo, anche per Bacco, soprattutto. Adesso mi guardo una bibita e un gelato. Ce l'ha la cedrata? Questo è il più bello, vietato. Ce l'ha la cedrata? Ma ha delle altre cose rispetto a quello, no? Brava, che spuma, eh? Cedrata. Pompelmo. Sanguinella e la bionda. Sanguinella. Mi rivede agli anni? Non me ne. Di dov'è almeno? Di dov'è almeno? Che le 5 dovevano uscire e venire qua dall'altra. Complimenti, vista da vicino è una meraviglia. Allora, sì. No, se vuole, siccome lo pubblico devo essere soft, se no è sessismo. Perché Alda funziona così, dai suoi clienti lo accetta, da me che poi lo pubblico non va bene. Ma io ne ho 51, lei ne avrà, boh, siamo lì. Volevo essere carino. Perché ho fatto spesso brutta figura in vita mia, in questi contesti. Io speravo ne avesse tanti ben portati, o pochi mal portati. Volevo dirlo. Avrei detto anche 62, però è una meraviglia, eh. Ma non è bionda naturale. Escludo. Thank you.
quelle cose che dicevo, mi sento vicino, quelli che sono fatti strada, va bene. E le volte dica, io ti faccio anni, mai mangiato le volte, ma sì, ho migliorato le volte, non le sento più fare. Insomma, che io gli dico, allora, sono al bar e non sento la suoneria, c'è anche casino, mi dà qualche minuto, sto mangiando qualcosa e raccontando il bar, porti come ieri sera, a dopo, bravissima, questa è bella casa, brava, breva, una posata, vengo io a prendere una posata, se mi dà. Una posata, due posate. Ho paura di sfruttare le dita, il finger food, quanti vengono per lei? Secondo me è una buona parte. Quanti mariti ha? Ma è qua di Bagnolo, di una frazione, spero sia di Pieve Rossa. No, di dov'è? Di Bagnolo, quindi? Ah? Frazione, paese? Iano? No. Scandiano pure. Sposata, fidanzata? Però. Quanti figli ha? Bologna Casalecchio a 14 Emilio Corto, Bologna Casalecchio Autosole sulla 4 verso Torino, code a tratti tra il video della 4 racciato tangenziale est di Milano e video 4 a 4 via Rocciacosa sulla tangenziale di Napoli per farsi coincenso, code a tratti a Policino e Costumata. È tutto, grazie.
sono realizzate in collaborazione con il gruppo STM e CIS Viaggiare Informati. Quindi viene molta gente qua? Anche apposta? Cazzo! Vedo. Molto particolare. Cerco esattamente questa. Al bar è inconsueto avere delle robe così. Quanti Alda fanno inviti espliciti a lei? Pochi. Quanti fanno inviti espliciti? Da quanti anni sono che lavora qua? 5. Pochi. Che normalmente l'invito è scherzoso ma è reale. Se viene rifiutato si dice che è uno scherzo, che scherzavo. Ma la speranza è che venga accettato, dico bene? Quanti sono stati in 5 anni? 100? Non lo so. Comunque tanti, eh? Sì. Ma è bionda così o è? Sì, no. Come sarebbe? Sarei mora. Speravo mi dicesse bianca adesso. Ah, non so perché. Perché vedi che quando crescono sono colore. È vero, però. Quanti vengono per lei, signore? Sono un giornalista, sto facendo un audio qua, sto inquadrando l'altro perché mangio. Qua. Quanti vengono per Alda? È vero che certo fascino è senza età? Anche a 61 anni? Esatto. Ad esempio... Cos'è brava a fare? Ah, speravo gli strip... No, Alda, sono stato a Poviglio, c'è la discoteca per i vecchi, come me ormai, lei è molto più giovane dentro. Cuore matto? Cuore matto? Adesso non glielo tiro neanche fuori, ma qua è il video. C'è un signore di 79 anni che ballava e ho fatto il video con lui. In giuria c'è sempre una bellissima che sostiene di avere 45 anni, secondo me ne ha più di lei. E ho visto delle cose bellissime, tanto l'ho intervistata ed era orgogliosa, mi ha invitato al compleanno della figlia, poi io lascio i messaggi, non ho il suo numero, l'ho lasciato i messaggi per spiegarle, scocciata perché è troppo bella. Finita la giuria, va a dare un bacino al bellissimo figlio dell'organizzatore, 19 anni, ed esce col presentatore, premiato come l'uomo più bello d'Italia, in professione farmacista. Il messaggio, Alda, è evidente. Andiamo a letto insieme con il ragazzino e con il bellissimo. Le aggiungo, ero a Parma per le elezioni. Ho la macchina scoperta, deve essere questa qua, no? No, ma adesso l'ho lasciata così. Mi nota, noto un gruppo, dico, cosa siete, consiglieri, votanti, così. E c'è una, più o meno come lei, un po' più giovane. Insomma, gliela stringo. Le ho spiegato come lavoro, anche venire qua per me è lavoro. Poi posso pagare, non è un problema. Io vengo volentieri ma mi paghi. Qualsiasi evento, sto aspettando di capire quanto la devo pagare.
anche dagli scambisti, o anche al ristorante, oltre a pagare, capisci? Così è. Una signora agente immobiliare di professione. È vero, signore, che si sceglie il bar anche in base alla bellezza della barista. Una può avere 25 anni, essere Z, magari piace meno di una 61enne più normale. Quanti anni sono che fa questo lavoro, Aldan? Dove è stata prima? Nomi dei locali? Non li diciamo. Me li dice i bar dove lavorava Alda? No, eh? Ma il capo non l'ho neanche ripresa, almeno l'audio. Bello poi. E mi avvicino che non si... Ma non la basta che siamo un po'. Vabbè, perché c'è qualcuno altro fuori. La bocciofila, ho capito. Poi...
No, 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 non riesco a capire il nome con la musica. Dove? Quartiere? Lo conosco, ma può essere la Papagnocca? Dov'è? Ah, poi? Che è il caffè Prestige, quello. Capito? Molto, molto bello, eh? Molto per bellissimi e bellissime. No? Grazie.